È stata fissata la data dei funerali di Mattia Caruso, il trentenne ucciso dalla fidanzata. Saranno celebrati venerdì alle 15 nella chiesa della Mandriola d'Albignasego. Protesta di un collettivo universitario contro la carenza di alloggi, piantate tende da campeggio davanti al Bo e Palazzo Moroni, chiesto un incontro con rettrice e sindaco. Restano agitate le acque nella Lega, dove prende forma una corrente del nord con a capo gli amministratori a partire dai sindaci. Stava rientrando a Brugine con il cagnolino appena adottato da un canile di Portogruaro, Chiara Moressa, la donna morta in un tragico tamponamento sulla A4 lunedì. Un dormitorio abusivo è stato scoperto dagli agenti della polizia locale della Federazione da Campo San Pierese a Santa Giustina, in Colle. Come prevenire i reati? Iniziato questa mattina un corso per le forze dell'ordine sui provvedimenti come DASPO e allontanamenti. Domenica arrivano a Padova i pellegrini del Cammino Antonio 2022, diretta dalle 14 su Rete Veneta, insomma si ripercorrono le tappe più suggestive dalla svolta francescana del Santo. Buongiorno e bentrovati all'edizione di Tele Nord-Est del telegiornale. Ci ritroviamo qui allora per le notizie della giornata. Cominciamo con Albignasego, dove è stata fissata la data dei funerali di Mattia Caruso. I familiari vogliono organizzare anche una fiaccolata. Vediamo il servizio di Valentina Visantin. Sono stati fissati i funerali di Mattia Caruso, il trentenne ambulante ucciso dalla fidanzata Valentina Boscaro, rea confessa la notte tra il 25 e il 26 di settembre. L'ultimo saluto venerdì pomeriggio alle 15, attese qui nella chiesa di San Giacomo della Mandriola ad Albignasego centinaia di persone. Tantissimi amici e parenti che dovrebbero arrivare anche dalla Sicilia, regione d'origine della famiglia Caruso. I familiari del ragazzo stanno organizzando anche una fiaccolata che dovrebbe svolgersi sempre venerdì dalle 20 alle 23 da Carpenedo a Piazza del Donatore ad Albignasego. In questi giorni, intanto, gli inquirenti stanno continuando ad ascoltare le testimonianze dei genitori e dei fratelli di Mattia. Secondo i loro racconti, a subire violenze fisiche e pressioni psicologiche sarebbe stato proprio il trentenne ucciso e non la fidanzata Valentina, che invece durante la confessione del delitto ha detto di essere stata più volte maltrattata e picchiata da Mattia. Anche gli amici della coppia hanno riferito di aggressioni fisiche subite dal giovane, ma ai carabinieri non risultano denunce da parte di entrambi. Valentina Boscaro, 31 anni, intanto rimane agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico, rischia dai 14 anni di carcere all'ergastolo e non potrà chiedere riti alternativi. Ieri sera protesta di un collettivo di studenti per puntare l'attenzione sulla carenza di alloggi pubblici destinati agli universitari fuori sede. Tende da campeggio davanti al Bo, la sede storica dell'Università di Padova, nella giornata dedicata al benvenuto delle matricole. Il collettivo universitario Spina ha protestato contro la carenza di alloggi per gli studenti universitari. Una mobilitazione iniziata ieri pomeriggio e finita in tarda serata. Le tende simboleggiano l'unico posto rimasto per dormire, hanno spiegato gli studenti che hanno organizzato il sit-in, che aveva l'obiettivo di sensibilizzare non solo i vertici dell'università, ma anche il comune di Padova, che proprio davanti al Bo ha la sua sede. Moltissimi di noi sono costretti a vivere per strada, a vivere in Airbnb, in hotel, a chiedere una stanza degli amici perché non trovano un posto dove stare a Padova. Questa situazione è inaccettabile ed è quello che abbiamo voluto denunciare ieri. Durante la manifestazione abbiamo simbolicamente posto delle tende di fronte a Palazzo Bo a dimostrare quanto la crisi abitativa sia un problema attuale e importante e che sia necessario risolverlo al più presto possibile. Ci siamo appellati alla rettrice e al comune. Quest'anno gli iscritti all'Ateneo Patavino superano i 70.000 e il diritto allo studio, dicono gli studenti, deve andare di pari passo con il diritto all'abitare per chi arriva da fuori sede. Secondo una stima sono circa 2.000 gli studenti aventi diritto ad un alloggio a fronte di 700 posti di residenza pubblica. Per questo, spiega il collettivo, non può essere completamente cancellata la didattica a distanza, che permetterebbe a tanti di poter frequentare le lezioni. Abbiamo anche avuto un dialogo con il sindaco e la prorettrice. In questo dialogo abbiamo esposto le nostre richieste, che sono quelle della reintroduzione della didattica a distanza come misura emergenziale, di un rimborso dei soldi che sono stati spesi per gli alloggi temporanei dagli studenti e dalle studentesse,
della proroga della scadenza del 25 ottobre per presentare la borsa di studio e di eliminare la clausola dei 10 mesi sull'alloggio necessario appunto per presentarlo, e abbiamo chiesto al Comune e al Rettorato un incontro al più presto. Noi abbiamo chiesto che questo incontro avvenga entro una settimana. Se questo limite non verrà rispettato, siamo disposti a scendere nuovamente in piazza. Per dare una risposta alla crisi sociale provocata dall'aumento delle bollette, la Regione Veneto potrebbe reintrodurre dopo 12 anni l'addizionale IRPEF. Imprese e sindacati favorevoli alla misura. Vediamo il servizio di Francesca Bozza. Dopo 12 anni in Veneto potrebbe essere reintrodotta l'addizionale IRPEF per redditi superiori ai 15.000 euro e con percentuali progressive. Al momento nulla di deciso, ma la Giunta sta valutando la misura, assente dal 2010, che faceva della nostra l'unica regione tax free. Ma la situazione di famiglie e imprese è talmente delicata da richiedere una riflessione. Io lo ritengo dovuto, perché come mai come in questo momento c'è bisogno dell'intervento da parte del pubblico, dello Stato, della Regione. Siamo in una crisi profondissima. Se la Regione del Veneto arriva a chiedersi, e dico chiedersi perché siamo stati consultati ovviamente come associazione di categoria insieme a tutte le altre realtà sociali, diciamo, di applicare una addizionale, vuol dire che la situazione è davvero problematica. L'obiettivo è far entrare nelle casse regionali 300 milioni di euro da destinare al sociale e alle fasce più deboli della popolazione. La Regione si è confrontata con le categorie economiche che si sono dette favorevoli alla reintroduzione dell'imposta. E abbiamo dato un parere favorevole. Perché? Perché siamo certi che i fondi generati da questa addizionale IRPEF andranno ad essere utilizzati effettivamente per chi davvero ne ha bisogno. Per tanti anni abbiamo goduto, tra virgolette, questa non pagarlo, e adesso dobbiamo fare un po' un sacrificio tutti quanti e metterci a disposizione della collettività. Massima disponibilità al confronto arriva anche da CGIL, CISL e UIL, che chiedono però un meccanismo di progressività e tutela dei redditi più bassi e che il gettito dell'IRPEF venga interamente destinato ad interventi sociali e di sostegno alle famiglie. Concorda con i sindacati il presidente di Unioncamere, che però chiede attenzione anche per il mondo produttivo. Non solo un aiuto alle famiglie, a chi ha più bisogno, ma anche una parte deve essere data alle imprese, perché le imprese, se chiudono, non creano ricchezza, ma i titolari delle imprese, una volta chiuso, non hanno la cassa integrazione. Restano agitate le acque nella Lega, dove prende forma una corrente del nord con a capo gli amministratori a partire dai sindaci. E proprio Marcello Bano, uno dei sindaci più critici con i vertici del partito, torna a chiedere il congresso e pungola i parlamentari eletti. Basta calare decisioni. A Roma si portino le istanze del Veneto. Vediamo il servizio di Chiara Gaiani. Secondo me ci sono delle istanze del territorio, chiamiamolo Nord, chiamiamolo Veneto, chiamiamolo la parte produttiva, che deve essere ascoltata, e quindi per forza di cose c'è una serie di amministratori che riguardano amministratori comunali, provinciali e regionali. Gli amministratori del Nord, tra di loro Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, dopo la pesante sconfitta elettorale della Lega tornano a battere un pugno, e se di fronda non ne vogliono assolutamente sentire parlare, ribadiscono un concetto chiarissimo per loro, su cui i vertici del partito continuano a fare orecchie da mercante. Se il totto ministri del governo, Guida Meloni, impazza, sul tavolo della discussione manca l'argomento principe per questi amministratori. No, non si parla assolutamente di autonomia. Tra l'altro, io ho letto le dichiarazioni uscite ieri dal federale, non se ne parla proprio. Cioè, e questo è un problema enorme, perché torniamo sempre al solito punto, cioè mancano delle linee programmatiche del territorio. Cioè, l'autonomia non è che sia un vezzo, è un efficientamento di un sistema. Cioè, l'autonomia è prevista per Costituzione, portiamo a casa quello che il popolo veneto ha deciso nel 2017. Si fissino i congressi, chiedono. Bisogna finirla con i commissariamenti, bisogna chiamare tutti i militanti e gli amministratori, sedersi a tavolino e dire: bene, cosa chiede la nostra gente? Chiede questo, A, B, C. Bene, voi che occupate uno scranno giù a Roma dovete portare a casa A, B e C, altrimenti a casa.
Se il confronto diretto non è ancora all'orizzonte, lo scambio di battute via social impazza e i post dell'onorevole Massimo Bitonci, che critica la scelta del governatore Zaia di aumentare l'addizionale IRPEF regionale per far fronte al caro bollette e prezzi, Bano risponde così. Ma da che pulpito viene la predica? Se proprio Cittadella ha aumentato l'IMU perché non riusciva a pagare le bollette. Di cosa stiamo parlando? Il momento è drammatico. Se l'addizionale regionale, che non c'è la quota che spetta la regione, serve a finanziare, a sostenere le famiglie, il sociale, le case di riposo. Ma scusa, ma dov'è il peccato di lesa maestà? Con l'arrivo dell'autunno arrivano anche le indicazioni per la campagna antinfluenzale e allerta per i nuovi contagi Covid. Ci colleghiamo adesso con l'azienda ospedaliera dove c'è Guido Barbato per noi in diretta. Buongiorno Guido, a te la linea. Buongiorno Barry, è proprio così. Poco fa il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, Giuseppe Dalben, ha snocciolato i dati che riguardano intanto l'aumento dei contagi da Covid-19 che si sono registrati nel giro di solo 7 giorni, gli ultimi 7 giorni. Al momento in provincia di Padova i positivi sono 8.717, 7 giorni fa erano 6.206, cioè sono aumentati del 40%, e in una media regionale di aumenti che c'è stata in tutto il territorio veneto del 28%. I nuovi positivi sono cresciuti di 272 unità, perciò sono aumentati del 29%, in Veneto questo aumento ha fatto registrare il più 25%. Per quanto riguarda il dato su base di 100.000 abitanti, Padova dice 727 positivi su 100.000 abitanti, Veneto 715. In sostanza, ha detto Dalben, stiamo tornando, soprattutto per quanto riguarda questo dato, ai valori di luglio. Ci sono anche più ricoveri causati dal Covid-19, ma meno, per fortuna, in terapia intensiva. Attualmente i ricoverati in ospedale a Padova sono 68, erano una trentina 7 giorni fa, quindi anche questo fa pensare. Di questi 68 ricoverati, 14 sono persone non vaccinate o non completamente vaccinate. C'è stato un balzo in avanti anche della positività arrivata da tamponi. Negli ultimi 7 giorni sono stati 226, la maggior parte di costoro ha più di 45 anni. Non molta positività, quindi, resta da dire, dall'inizio della scuola, dal quale sono passati più o meno 20 giorni. Dopodiché è giusto anche dire quello, diciamo, l'avvertenza che ha dato il dottor Andrea Vianello, che dirige la fisiopatologia respiratoria, perché la commistione quest'anno, la sovrapposizione tra Covid-19 e influenza è assolutamente rischiosa, da non sottovalutare. Si prevede una diffusione di epidemia di influenza più consistente a causa proprio di questa sovrapposizione e dell'abbandono delle buone pratiche come l'uso della mascherina ed evitare gli assembramenti. Quindi insomma i medici sono preoccupati da questo disimpegno proprio con l'arrivo della imminente influenza. Sarà molto difficile, quasi impossibile distinguere se una persona avrà l'influenza o il Covid-19, e esiste sì anche un farmaco anti-influenzale, il famoso oseltamivir, che però va preso con largo anticipo. Perciò attenzione, perché soprattutto i soggetti cosiddetti colpiti da comorbidità, cioè da altre patologie importanti, devono assolutamente non sottovalutare il fattore di commistione tra Covid-19 e influenza. Questo appunto è tutto dall'azienda ospedaliera di Padova. A te la linea. Grazie a Guido Barbato, e dall'azienda ospedaliera di Padova ci spostiamo al distretto sanitario di Vigonza, che ha ripreso in parte la sua attività, almeno per quanto riguarda i prelievi. Questo anche grazie alle 2000 firme raccolte dall'opposizione. Ne abbiamo parlato anche oggi a Tutto Mattino con due rappresentanti del Consiglio Comunale Vigontino. Vediamo. Prima di questa raccolta firme per il ripristino dei servizi del distretto sociosanitario, i tempi d'attesa erano più di un mese e mezzo per un semplice prelievo. Quindi cosa faceva la 90% della popolazione vigontina? Semplicemente andava dal privato e via a spendere ancora per un servizio che già spendiamo, che già paghiamo con le nostre tasse, con parte della nostra pensione. Quindi ci siamo tirati sulle maniche, siamo andati in tutti quanti i mercati
di Vico Bonza, abbiamo raccolto le firme e spiegato il problema. Il tema, secondo me, allucinante a livello politico è che sia servita una raccolta firme. La regione ha questo come compito. L'80% del suo budget, quindi dei soldi che gestisce Zaia, vanno nella salute. Hanno questo come obiettivo. Mi domando cosa stia facendo, se è necessario che l'opposizione vada a raccogliere la firma delle vecchiette all'interno dei mercati, perché di questo stiamo parlando. Abbiamo dovuto fare questa azione di forza. Il direttore generale non si è degnato nemmeno di venire in consiglio comunale a riferire sullo stato, e quindi abbiamo dovuto fare questa azione politica quasi dimostrativa. Io stesso ho incontrato l'altro giorno il direttore generale Fortuna per parlare di questo problema, insieme con il sindaco. È un problema che parte da lontano e parte da, purtroppo, da quando è stata fatta la razionalizzazione delle ULS, per cui la nostra ULS è stata conglobata nell'ULS di Padova. Cosa succede? Succede che purtroppo, cioè, di mezzo c'è stato il Covid, e sotto la questione Covid tutti, e dico tutti, alla fine hanno creato modalità per ridurre i servizi in sede territoriale. Che ci fosse un problema da questo punto di vista sul territorio è un dato di fatto. Io stesso anni fa ho fatto battaglie per dire: guardate che l'USL in questo momento qua ci sta togliendo servizi, nel senso che avevamo 24 specialità nel distretto, oggi ne abbiamo quasi meno di metà. Il direttore generale l'altro giorno è venuto, fra l'altro, a Vigonza di persona, perché l'abbiamo convocato in sala giunta, e è stata una discussione di ben 3 ore. Stava rientrando a Brugine con il cagnolino appena adottato da un canile di Portogruaro, Chiara Moressa, la donna morta in un tragico tamponamento sulla A4 lunedì. Aveva perso pochi mesi fa il suo Rocky e per questo era andata a Portogruaro. Viaggiava con il cucciolo appena adottato nella sua auto, Chiara Moressa. Il tamponamento su quel tratto maledetto di A4 tra Portogruaro e Sanstino di Livenza è stato fatale a lei e anche al suo nuovo cane. È grande la commozione a Brugine per la tragica scomparsa della quarantenne. Il sogno di dedicarsi all'estetica, il grande amore per gli animali e in particolare per i cani, che l'aveva portata, dopo la morte di Rocky, a cercare un altro compagno. Molti messaggi di affetto per lei sui social, tutti ricordano il suo sorriso e la voglia di vivere, spenti in un tardo lunedì pomeriggio nella sua Opel, intrappolata contro una fila di veicoli in coda dopo essere stata tamponata da un tir sopraggiunto a una velocità elevata. Tragico incidente poco dopo le 14 di ieri anche a Campolongo Maggiore nel Veneziano. Un 55enne del posto, Luca Tonelli, stava pedalando in sella alla bicicletta quando si sarebbe scontrato con un'auto in transito su via Rovina. Il ciclista è stato inizialmente soccorso in condizioni gravi e portato con l'ambulanza all'ospedale di Padova. Poco dopo però i medici ne hanno dichiarato il decesso. Troppo gravi i traumi riportati nell'impatto. Sul posto i carabinieri di Chioggia per effettuare i rilievi. Era latitante in Spagna il cittadino marocchino accusato di aver gestito un fiorente traffico di stupefacenti. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e al suo rientro in Italia. Vediamo il servizio di Chiara Gaiani. Non è sfuggito ai carabinieri il cittadino marocchino di 45 anni, rientrato nel Padovano dopo oltre un anno di latitanza in Spagna. L'uomo è ritenuto responsabile con un connazionale di un ingente traffico di droga, cocaina, hashish e marijuana nell'area compresa tra Conselve, Monselice, Tribano e San Pietro Viminario. I carabinieri in pochi mesi avevano documentato almeno 400 cessioni di stupefacente per un valore di 22.000 euro. Al momento del blitz, nelle maglie della giustizia, era caduto il complice del 45enne, che invece era riuscito a far perdere le proprie tracce raggiungendo la Spagna in auto, probabilmente con una discreta somma di denaro. Bruciati i contanti, il 45enne è tornato in Italia, dove è stato arrestato. Un dormitorio abusivo scoperto dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese è stato scoperto a Santa Giustina in Colle. Francesco Rattai.
Daspo Urbano, Daspo Willy, in ricordo della vicenda di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso nel 2020 a Colleferro a Roma. Ammonimenti legati alla violenza di genere, allo stalking e al cyberbullismo. È iniziato questa mattina al reparto mobile di Padova un corso dedicato a tutte le forze dell'ordine organizzato dal questore Antonio Sbordone sull'utilizzo di queste misure di prevenzione. Misure che devono essere impiegate sempre di più per evitare fenomeni come le risse fuori dai locali che si sono verificate nelle scorse settimane anche a Padova. Certamente anche da noi a Padova, ma in molti comuni della provincia, il fenomeno della presenza molesta di persone al di fuori dei locali, al di fuori delle stazioni ferroviarie o degli stazionamenti dei mezzi pubblici, è un fenomeno molto sentito che chiaramente incide sulla regolarità della vita cittadina, come incide sulla regolarità la presenza di spacciatori all'esterno di locali. Queste fenomenologie sono previste oggi, cioè è previsto il contrasto con degli strumenti che noi genericamente chiamiamo DASPO, anche se ecco, il termine esatto è diverso perché il DASPO riguarda solo lo stadio, qua parliamo di divieto di avvicinamento a determinati posti. Allora è previsto un provvedimento per allontanare le persone dai locali quando disturbano, è previsto l'allontanamento, e la misura più grave appunto è il DASPO Willy, quando succedono incidenti, quando vengono commessi dei reati. È possibile l'allontanamento quando vengono sorpresi a spacciare, insomma. Ci sono una serie di strumenti che vanno illustrati perché un impulso bisogna darlo. Come avrete ben capito, era un altro il servizio andato in onda, era quello su come prevenire i reati, iniziato questa mattina il corso per le forze dell'ordine sui provvedimenti, come avete sentito. Mentre il servizio che parlava del dormitorio abusivo scoperto dagli agenti della polizia locale, andiamo a vederlo adesso, quello di Santa Giustina in Colle. Un laboratorio tessile trasformato in dormitorio. Questa la scoperta della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese nella zona artigianale di Santa Giustina in Colle. Oltre ad alcune irregolarità accertate all'interno del capannone, gli agenti del comandante Antonio Paolocci hanno scoperto che quello che era l'alloggio del custode era stato collegato ai laboratori ed era usato come dormitorio per i dipendenti. Una decina di camere per un totale di 20 posti letto. Diverse le contestazioni per alcune migliaia di euro riferite a violazioni al regolamento di pulizia urbana, come l'aver destinato ad alloggi locali aventi altra destinazione e una mancata registrazione dell'ospitalità. Il titolare ha ora 48 ore per ripristinare i locali smantellando tutte le camere abusive. Domenica arriverà a Padova la staffetta partita da Milazzo in Sicilia per celebrare gli 800 anni dall'arrivo in Italia di Frate Fernando, l'uomo che diventerà poi Sant'Antonio. E ancora una volta noi ci saremo per un'edizione speciale in diretta dalla Basilica del Santo. E noi con questo abbiamo terminato, è l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima edizione. Arrivederci. Cana di Frate Fernando da Lisbona. 800 anni dal suo naufragio in Sicilia, 800 anni dal suo primo abbraccio con il poverello d'Assisi. Da qui cambia la sua vita e inizia quella dell'uomo che viene oggi ricordato come Sant'Antonio da Padova. Un compleanno speciale, un triplice anniversario di rilevanza mondiale che porta oggi un gruppo di pellegrini a ripercorrere attraverso 108 tappe il cammino di Antonio da Capo Milazzo fino alla sua Padova. Oltre 2000 chilometri, 3 milioni di passi e un affetto incontenibile per un santo amato anche nel Nuovo Mondo. Un percorso che si concluderà domenica proprio al Santo, dove saremo anche noi di Rete Veneta per celebrare questo momento storico di grande importanza. Saremo in diretta dalle 14 fino al tardo pomeriggio per raccontarvi un evento epocale, per farvi sentire le voci delle persone coinvolte in questo anniversario, per far sentire la vostra voce e quella dei fedeli.
Dopo aver accompagnato il santo in volo sull'elicottero che lo ha portato sulle terre colpite dal Covid, in una diretta che ha permesso a milioni di telespettatori di essere presenti al momento più alto della lotta al male invisibile, dopo averlo seguito sulle strade di Padova, sull'acqua della laguna e fra la sua gente, torniamo a portare nelle vostre case il santo e la storia. Domenica sul canale 14, a partire dalle 14.